Di alberi di Natale non se ne hanno mai a sufficienza. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, avete capito benissimo, non c'è mai un numero sufficiente di alberi di Natale a saziare la voglia di Natale di Ombretta e di Arte per te. E infatti oggi faremo un lavoretto in cucito creativo molto 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 carino, un alberello reggiporta che mi è stato proposto per caso. Diciamo che andando a scuola a portare Enzo, una maestra di un'altra classe mi ha chiesto un'idea, voleva fare appunto un fermaporta in panno lenci. E allora chiedendomi l'idea, io ho progettato questo fermaporta a forma di alberello. L'abbiamo messo su insieme, è venuto carinissimo e mi sono detta lo devo fare vedere ai ragazzi di Arte per te. Io saluto la maestra Giovanna, che è stata colei che mi ha dato la spinta per cominciare a fare questo nuovo viaggio nel cucito creativo, cosa che non avevo mai creduto. Vi rimando al video del punto festone che trovate qui, perché vi sarà necessario per fare il lavoretto, per la rifinitura, ma intanto guardate questo video, tanto poi il link al punto festone ve lo metto anche più in là nello svolgimento del video. Adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fare il più squisito, tenero, bellissimo, mi piace troppo, dei fermaporta, che potrete fare come fermaporta o semplicemente come suppellettile, questo decidetelo voi. Spostiamoci sul piano da lavoro, così smetto di parlare. Ed eccoci pronti per preparare il nostro alberello fermaporta. Ci occorrerà della tela di sacco, la classica tela grezza, del panno lenci di due verdi, un verde più acceso e un verde più spento. E poi, facoltativo, ci occorrerà del nastrino e della lana verde. Dico facoltativo perché il nastrino sarà un'ulteriore decorazione che potrete mettere, come anche no, e la lana verde potrete completamente sostituirla con la lana rossa. Quindi se la dovete comprare, compratene solo un tipo perché va bene lo stesso. Un paio di forbici e della lana rossa con un ago, che ci serviranno per fare il punto festone ai margini dell'alberello. Per imparare a fare il punto festone basta cliccare qui e verrete direttamente proiettati nel video in cui vi insegno appunto a fare questo semplicissimo punto da rifinitura dei lavoretti in cucito creativo. Poi ci occorrono delle palline, se le avete già decorate ben venga, io non le avevo, ho allora usato queste palline in polpa di cellulose che si usano per i lavoretti, sono quindi palline di carta che io già mi sono premurata di colorare di rosso, hanno un buchino dietro perché servono appunto per i lavoretti, ma noi le appiccicheremo così e il buchetto non si vedrà più. Del glitter, che è facoltativo perché io lo userò per la punta, per il puntale del mio alberello, infatti lo farò in tela di sacco e glitter, e farò assicurare il glitter con della colla spray o anche della colla vinilica spennellata sulla tela, andrà benissimo. Voi se vorrete farla col panno lenci giallo potrete anche farla tranquillamente, verrà carinissimo lo stesso. E poi una sacca poche, di queste usa e getta, io vi consiglio queste perché sono ottime sia per la cucina che per questo lavoretto, perché all'interno della sacca poche andrà messo il peso, che sarà costituito da sale marino grosso, che permetterà all'alberello di essere messo davanti alla porta e di non farla muovere più. Anche se io, mi vedrete, non userò queste, ma userò questa sacca poche che non nasce come usa e getta, ma che è talmente brutta che l'ho presa per sbaglio, ma la userò come fodera del mio alberello. Questa accortezza di mettere il ripieno all'interno di un qualcosa di plastica farà sì che anche quando un domani si dovesse scucire un lembo, tutto ciò che è contenuto all'interno non vada a spandersi sul nostro pavimento. Un gessetto ci occorrerà e poi la sagoma dei pezzi del nostro alberello. Allora, il corpo che dovrete ritagliare per due volte dal sacco di juta e i vari e anche la base, questa va ritagliata una volta, e poi tutta la sagoma, la stellina, che va ritagliata due volte, io dalla juta, voi da quello che preferite,
e poi i vari volantini dell'albero che troverete sulla mia pagina Facebook Fermaporta Alberello di Natale in Panno Lench, di cui vi lascio il link con accesso diretto qua sotto. Cliccando dove c'è mostra altro, c'è scritto per avere le sagome clicca qui e accederete direttamente alla pagina in cui troverete le sagome. Qui, come prima cosa, prendiamo la nostra bella juta e ne taglio un pezzo che penso possa bastarmi. Lo taglierò leggermente andando fuori bordo, quindi intanto ne taglio un rettangolo. Mi assicuro che sia piegato in maniera tale, ecco, lo metto dal lato più piccolo in modo che io prenda veramente tutto. E aiutandomi con il gessetto traccio la sagoma del mio alberello. E adesso taglio in doppio. Quindi munitevi di forbici che taglino bene. E questo è il corpo del mio alberello, il sacchettino entro cui poi andrò a mettere tutte le mie cosine. A questo punto, dalle rimanenze, taglio anche la stellina e la base. Quindi prendo il mio fondino, lo metto qui, anche di questo prendo la misura e la prendo anche di questo un po' in eccesso. Fondo fatto. A questo punto è il momento di fare i diversi strati del nostro alberello: verde scuro, verde chiaro, verde scuro, verde chiaro, verde scuro. Quindi l'importante è che quello inferiore e quello superiore siano verde scuro, perché questo darà maggiore spessore al nostro alberello. Adesso voglio farvi vedere una cosa: le mie sagomine sono imprecise. Perché? Perché sono sagomine per me. Le vostre invece, dov'è il gessetto? Eccole. Le vostre invece, quelle che troverete sulla pagina Facebook, guardate, arriveranno molto più su delle mie, così, ok? Quindi non vi preoccupate se io sto facendo questa cosa e sto sbordando. Le vostre sagomine sono soltanto da riprendere e ricalcare. Questo è verde scuro. Poi c'è verde chiaro e la mettiamo da parte, poi c'è verde scuro e verde scuro, mentre ci sono mi taglio tutte quelle verde scuro, ovviamente, no? Me la tiro su oltre, così che i volan l'uno sull'altro poi andranno a coprire lo strato di juta che c'è sotto e non si vedrà e sarà tutto molto ordinato. Allora, se non volete cucire potete farlo anche tutto ad incollaggi questo alberello, perché il primo che ho fatto, il prototipo, lo feci tutto ad incollaggi. Carino lo stesso, però io capisco che poi le cultrici del cucito creativo ci sbeffeggiano e allora no, facciamolo bene. Sono 1, 3 e 5. Adesso facciamo il 2 e il 4, eccoli qua, col verde più chiaro. Perfetto, adesso ritagliamo tutti i volant. Ok, a questo punto abbiamo tutte le nostre sagome tagliate. Vi faccio vedere come dovrà essere montato l'alberello dopo averlo cucito. Quindi così, così, lui, così. Naturalmente abbiate l'accortezza di far rimanere lo stesso margine tra uno e l'altro. E in punta la stellina, così. Ok? Tutto questo è molto carino, ma anche molto semplice. Adesso dobbiamo rifinirlo un po'. Con un filo di lana verde ed un ago cominciamo a impunturare tutti i bordini dell'alberello in tela di juta fino a farne una sacchettina con il fondo che invece deve rimanere bucato. Quindi cominciamo proprio dal laterale. Io comincio un po' più in dentro, un mezzo centimetro più in dentro, e comincio a fare un'impuntura proprio semplicissima a zig zag. E allora vado, cerco di lasciare sempre lo stesso, sempre la stessa distanza nel fare. Ok, l'andirivieni, quindi vado. Poi
lascio dentro l'ago, perché poi con questo stesso andrò a cucire tutta la base. Quindi mi porto all'interno l'impuntura e da qui poi comincerò a ricucire anche tutta la base con la basetta in tela. Adesso quindi con una pinzatrice chiudiamo il vertice della nostra sacca poche, così, in modo da poterla riempire agevolmente di sale. Prendiamo la sacca poche, apriamola, prendiamo il sale grosso e versiamolo dentro. Quando abbiamo un margine anche abbastanza grande, ripieghiamo, potete o cucirlo anche questo, ma ragazzi, detto tra me e voi, che bella la pinzatrice! Allora, no, scherzi a parte, essendo che sta all'interno non c'è neanche da perderci tutto questo tempo, no? È il sacchettino che contiene il sale, non è nulla di che, quindi possiamo anche pinzettarlo. E quindi dopo aver dato una mitragliata di punti, il nostro ripieno, diciamo così, è pronto per essere inserito. Ora vediamo ben bene dove arriva a riempire. Se la punta rimane vuota o troppo schiacciata, niente paura, prendiamo l'aiuta che c'è avanzata, tagliamola un po' a striscettine e andiamo a riempire la punta, quindi entriamo il nostro sacchettino. Cioè si piegherà in più versi, in più direzioni, quindi lei si andrà proprio a sistemare perfettamente. Voilà, visto? Prendete quella necessaria, inserite il sale. Benissimo, a questo punto, quindi avendo inserito la tela necessaria ed essendo giunti a un punto che ci soddisfa di grandezza del nostro alberello, tappiamo ricucendo il nostro interno. Io, a dire il vero, voglio dare anche tutto un giro di colla sotto, oltre all'impuntura, perché così non si sa mai. Sapete che la raffia ha la trama grossa, no? E se dovesse in qualche maniera scappare un filo di trama, un filo di ordito, si aprirebbe il sacchettino. Invece facendo questo bordo pseudo gommato, questo problema dovrebbe essere scongiurato. Quindi passo la colla tutto attorno, infilo la base e poi, una volta messa al posto giusto, la congiungo con i laterali, faccio in modo che il tutto si chiuda ben bene, poi in caso ho tempo per rifilare da capo. Non si offende nessuno se faccio un altro giro di rifilatura. Vi offendete voi? Nah. Bene, ma intanto io ho ben conservato il mio ripieno, diciamo così. Voilà, e così poggio il mio alberello. Adesso quindi, una volta, voi fatelo da asciutto, continuo il mio lavoro dove l'avevo lasciato, impunturando anche la base. Okay. Chiuso, puntino di colla, tanto neanche si noterà, ok? E adesso, che bellino, già così è carino, ritagliamo l'eccesso, quello veramente che è troppo, che non ci piace da vedere. Io lascerò circa un centimetro oltre l'impuntura, non di più, perché poi il troppo non va bene. Ed ecco qua il corpo del nostro alberello, bello e pronto, e anche bello pesante, visto come muove la videocamera. Bene, adesso però dobbiamo rifinire tutti i volan con il punto festone. Adesso facciamo la stellina. Prendo un rettangolino di juta, la formina della stellina e il lavo il filo, piego a metà la juta e con un po' di colla appiccico per metà la juta su se stessa, così, 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 e la faccio asciugare un attimino.
Una volta incollata la nostra stellina, è arrivati a questo punto, non avrà una forma regolarissima, quindi noi cerchiamo di darle una forma carina, ok, o che quantomeno ci piaccia, diciamo così, e spruzziamola con della colla spray, così. Cospargiamola di glitter. Fatto ciò, spolveriamo l'eccesso di glitter e spruzziamo anche l'altra parte della stellina. Facciamo in modo che appunto il glitter rimanga ben bene e facciamo asciugare. Nel frattempo noi ci dedichiamo all'assemblaggio dell'alberello. Allora, vi insegno velocemente a fare i fiocchetti con la forchetta. Allora, prendo un pezzo di nastrino. Avvolgo la forchetta così, quello di sotto lo prendo e lo faccio passare in mezzo sotto, così, prendo quello che è rimasto e tendo, quindi faccio passare il mezzo che è passato sotto anche nel mezzo da sopra e faccio un bel nodino al centro ed il nostro fiocchetto è bello e pronto. Stringo fortissimo e sfilo e voilà. Poi per tagliare le codine bene piego a metà e vado dal basso verso l'alto così e verrà il fiocchetto a coda di rondine, quindi chiudo e vado dal basso verso l'alto così, ok? E il nostro fiocchettino è bello e pronto. Adesso andiamo ad assemblare il tutto. Cominciamo dalla parte più bassa. Io adesso riempirò tutto di glitter, ovviamente, e a voi la scelta. Lo appiccicate questo passaggio oppure, come volete, con un ago e filo date un puntino molto così, molto velocemente, magari uno qui e uno qui, quello che preferite. Avanti, andiamo di cucito, dai, questa e taglio ed ecco il primo strato. Prendiamo il secondo, prendiamo bene la misura e leghiamo anche qui ai tre capetti e continuiamo così fino alla fine. Ok, una raccomandazione: tra un volant e l'altro, allora, se li lasciamo così, questi volant sono apribili, quindi si vede sotto la trama. Se la cosa non ci piace, per esempio, a me non è che faccia tanto impazzire, anche perché penso, Enzo, che strap mi tira via tutto. E allora, sul bordo superiore del pannolenci, così, passo su tutto un filino di colla attacca tutto e prendo anche i nodini così che loro siano ben assicurati. Quindi abbasso la gonnellina del mio alberello così e faccio stare fermo, così lui ha una certa mobilità, però non si vede poi quello che c'è sotto, che si potrà vedere invece solamente nel primo, che lascio libero. Quindi non faccio toccare la colla con la tela, invece faccio appiccicare il pannolench sul pannolench, quello sì. Ultimi strati, dai dai, stiamo arrivando! Ultimo pezzo, anche questo lo cucio, solamente in un punto ovviamente centrale, qui. Benissimo, a questo punto voi direte abbiamo finito, e invece no, dobbiamo mettere la stellina, che poi deciderò se mettere dritta, storta, ma prima della stellina vanno messe le decorazioni, quindi palline e fiocchetti. E allora cominciamo subito a decorare il nostro albero di Natale. Naturalmente attacca tutto o colla a caldo, io preferisco l'attacca tutto. Qualche fiocchettino quella.
adesso il puntale. Quindi bagno di colla proprio qui, il centro, e metto la mia stella. Tacchete. Insomma, è un lavoro veramente carino e dal vivo è più bello di come lo vedete in videocamera, questo ve lo posso assicurare, perché in videocamera sembra tutto molto simmetrico, invece cioè, lo è, ma non disturba in quella maniera. È molto molto carino. Ora metterò qualche altro fiocchettino qua e là, faccio le foto e noi ci rivediamo dopo. Visto che bello, ma avete visto che brava, avete visto come ho cucito bene? Magari ho fatto schifo, non me lo dite, ma per me cucire è come scalare l'Everest con le décolleté col tacco 12, quindi capite bene che io proprio odio cucire, fare questa cosa mi ha divertito invece enormemente, tranne sulla stella dove mi sono leggermente spazientito un attimo, va bene, sorvoliamo. Insomma, è venuto un lavoretto delizioso, io lo regalerò a Natale perché è venuto talmente carino, gradevole, tenero e pensato che proprio è venuto su un pensierino di Natale che io comprerei in un negozio, quindi lo regalerò a una mia amica a Natale. Spero che questo video vi sia piaciuto, questo video apre una piccola parentesi nel mondo di arte per te, nel mondo di arte per te sul cucito creativo, quindi una nuova rubrichetta che comunque non terrò con una frequenza elevatissima, un video ogni paio di mesi, però ce lo andiamo mettendo, no? Un'idea carina, che ne so, per la festa del papà, per la festa della mamma, serve sempre, il cucito creativo per esempio per la festa della mamma è una grande risorsa, quindi è una forma d'arte che mi piace enormemente, non la faremo spesso ma la rifaremo. Intanto spero che questo alberello vi sia piaciuto, se è così un bel pollice in su tutto sbrilluccicoso, mi raccomando iscrivetevi sul mio secondo canale Due Cuori Una K, vi lascio qui o qui, non mi ricordo, il link, vi lascio anche il link al punto festone, lo trovate qui, se volete accedere a questo punto per andare a imparare a farlo è semplicissimo, vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram, trovate il link nel box informazioni, vi auguro il più splendente, radioso, gioioso dei Natali e a me non rimane che rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, buon Natale!